Ok, allora, prima nell'altra parte volevo andare da Vito a fare una missione, ma alla fine ho deciso di Ultime notizie. Un andare da violento Donovan incendio e si è iniziare sviluppato DMC. oggi nella storica boxing area. E tanto quelle secondarie lì sono un po' inutili, non so neanche se le farò. Sono solo per aumentare un pochino le introiti dei business. Cioè, piuttosto preferisco fare la storia principale di DLC che sono più divertenti da fare. E Donovan è bellissimo però, apre l'overlay, va bene. Hai fame? Io ho appena mangiato. Allora sono a posto. Vi farei volentieri un gelato più tardi. Sì, va bene, lo terrò a mente. Che succede? Ho organizzato un incontro in un ristorante cubano nel French Ward, un posto chiamato Villa del Mar. Vi aggiorno per strada. Andiamo. Quello che dobbiamo incontrare. Lo conosco. No, è un ex commilitone, Robert Marshall. Ha notizie di un collega con cui lavoravamo prima che arrivassi tu, un certo Connor Aldridge. Il nome non mi è nuovo. Avevate litigato di brutto. Dire che abbiamo litigato è come dire che il Titanic è un po' sotto l'oceano. Deve essere una cosa importante se hai deciso di scarrozzarmi per mezza città solo per vederlo. Tutto quello che devi sapere è che Aldridge è un traditore di... Oh! Attento! Comunque sia, tutto quello che devi sapere è che Aldridge è un traditore del cazzo. Per colpa sua molti uomini validi sono morti. E se si trova a New Bordeaux sicuramente non è per una vacanza. Non lo è mai. Ma porca di una troia, che... Sono schiantato. È diventato giorno tutto d'un tratto, lol. Dove cazzo è finito, Marshall? Ehi. Chiedo scusa per l'attesa. Robert Marshall, Johnny e io lavoravamo insieme. Perdonami. Senti, non ti piaceva il sedile dietro, quindi non lamentarti. Stronzo ingrato. Scusate tanto. Marshall è uno dei migliori cacciatori di taglie di New Bordeaux. Quello è... Fungolo, sì. Funziona sempre. Tranne quando le mie prede decidono di cagarsi sotto. Lo terrò a mente. Cosa hai saputo su Aldridge? Un uccellino mi ha detto che sta girando intorno al nostro barista cubano preferito, Orazio Balmana. Balmana? Sei sicuro? Temo di sì. Se Aldridge è davvero un pezzo grosso, perché sta rischiando così tanto per un barista?
Beh, questo è proprio quello che vogliamo capire, amico. Andiamo. Sembra che non vogliano far uscire nessuno. Entriamo, forza. Cristo. Merda. Devo smetterla con le banane fritte. Ehi là, c'è nessuno? Ehi, ti fidi di Marshall? A me sembra un po' suonato. Suonato? Ma no, è un opposto. Ehi, uno di questi stronzi è ancora vivo. No, quello è il suo cervello. Questo qua ha il cervello nei coglioni. Ok, forse è un pochino strano. Devo andare di qua? Ah, mi sa di sì. Laggiù! Porca puttana. Ti presento Orazio Balmana. Merda. Ma che fai? Perché? È un Atman. Lol. Balmana era un pilota delle forze armate rivoluzionarie cubane. Nel novembre 62 la marina trovò lui e un paio di suoi amici a Mollo nel Golfo e li portò qui. E qui entri in gioco tu, suppongo. Ero già in Vietnam, ma l'ho sentito dire. Balmana ha detto tutto quello che sapeva su Castro. Noi abbiamo fatto girare la voce che non ci fossero sopravvissuti. E questo povero bastardo è finito qui, a gestire un bar. A giudicare da questi tagli, Aldridge fa sul serio. Voleva convincere Balmana a parlare. Tutto ok? Ah, sì, sto bene. Ci penso io. È una stupidione che cerca di scappare. Questo non me lo ammazzare, Lincoln. Parti. Oh, non mi fa partire. Non lascia scappare quello stronzo. Certo che no. Oddio, ma dove sta andando? Perché vado da questa parte? Lincoln, perché cazzo ci metti tanto? Sto facendo del mio meglio. Quello stronzo è bravo. Vieni fuori, cazzo! Ma no! Che palle! No. No, questo non ha senso. Non può essere andata così. Grazie che non è andata così. Riavviamo il checkpoint, vaffanculo sto stronzo. Non lasciar scappare quello stronzo. Certo che no. Ma
vai a fanculo. Schiantato lì. Lincoln, perché cazzo ci metti tanto? Sto facendo del mio meglio. Quello stronzo è bravo. Vieni fuori, cazzo. È proprio un bel cingino. Perché cazzo ti sei messo a correre così? Prova a muovere. Bene, andiamo. Soluzione. Vieni qui. Dio. Dio. Non uccidermi. Non uccidermi. Perché cazzo scappavi? Ma ti sei visto? Hai ragione. Vieni. C'è qualcuno che vuole parlarti. È un ottimo barbo, no? È un nap, quello che stai fumando. Puoi scommetterci, cazzo. Che c'hai? Fatti i soldi. No. E voi che cazzo siete? Come ti chiami tu? Fernando, ma la gente mi chiama... Eh? Tutti mi chiamano Chucky. Ti fai chiamare Chucky? Che cazzo... Lasciamo stare. Di sopra c'è un uomo morto, si chiama Balmana. E allora? Allora l'uomo che stiamo cercando è quello che ha sfasciato questo posto. E che cazzo c'entro io? Non sei molto furbo, vero Chucky? Oh, cazzo! Oh. Tu sei l'unico sopravvissuto a un cazzo di massacro, ecco cosa c'entri. Ora, dici cosa hai sentito. Va bene, merda. L'uomo che è entrato ha chiesto di una casa. Una casa? Quale casa? Io non lo so, Balmana si è rifiutato di parlare e poi si è messo a urlare. E poi ha detto un nome, Pedro, Pedro Pan. Parla più forte, non ti sento. Pedro, Pedro Pan! Cristo santo. Tutto qua. Ha detto a uno che era con lui che aveva bisogno di uomini all'aereo il prima possibile. Non so altro, giuro su mia madre. Ti dice qualcosa, John? Pedro Pan è il nome in codice di un rifugio della CIA qui in città. Puoi tenere il nostro amico da te per un po' di tempo? Ma certo. Andiamo, ti mostro le tue stanze, principessa. Se a voi due dovesse servire un cecchino, contattatemi via radio. Adios, Chucky. Sta su. Ah, ho il supporto cecchino, nice. Non sappiamo cosa cerchi Aldridge. Dobbiamo raggiungere il rifugio. Il rifugio Pedro Pan si trova in una vecchia distilleria nella zona sud-orientale del Bayou. Bene, andiamo. Che sarà in culo al mondo, ovviamente. 3,5 km, sei fuori. C'è pure il tempo. Devi levarti. A vedere quel ristorante sembra che Aldridge si sia portato dietro gente ben addestrata. Non mi sorprende. Quel succhiacazzi adora i freelancer. Non ho mai capito il fascino dei mercenari. Non ti ho sentito lamentarti un anno fa quando quel battaglione di Nung ci ha salvato il culo. Che figli di puttana in gamba. Meno male che erano dalla nostra parte. I mercenari non sono tipi sensibili. Non durerebbero molto altrimenti. Cristo, mi metti pure il tempo, dai, vaffanculo. Già è lontanissimo. Non ho motivo in più per andare fast. Cazzo! Auto della polizia colpita da veicolo sospetto. Procedere con l'inseguimento. Merda, ho lasciato le sigarette al ristorante. Amico, mi sa che ti serve una bella scopata. Sei troppo nervoso. Potrebbe darsi.
ma l'unico modo per farmela passare è piazzare un proiettile nella testa di quello stronzo. E va bene. Allora perché sei ossessionato da questo bastardo? E non cominciare con la storia del traditore di merda. Anche se fosse vero, scommetto che c'è dell'altro. Tu e io abbiamo affrontato un sacco di merda insieme. Roba che nessun altro sa. Abbiamo dovuto fare cose che... Ah, vaffanculo. Evitami la predica su Dio e la patria. Risparmiatela per i coglioni. Quello che intendo, Lincoln, è che condividiamo parecchi segreti. Ma ci sono anche molte cose che non sappiamo l'uno dell'altro. Non posso dirtelo, almeno per ora. Merda. E va bene. Ma non credere che sia finita qui. Va bene. Vabbè, in teoria dovremmo fare in tempo, sì. Mancano ancora quasi un po' meno di 3 minuti. A tutte le unità, ricerche annullate. Ripeto, interrompere le ricerche. Tornare in pattuglia. Il rifugio dovrebbe essere vicino. Siamo arrivati. Ma chi? Possiamo entrare da qui sotto. Di solito è sorvegliato, ma date le circostanze non dovremmo avere problemi. Com'è fatto questo posto? Negli uffici principali c'è un mainframe. Qualunque cosa cerchi Aldridge, probabilmente è lì. Porca troia! Hai visto cosa ho fatto al tuo amico? Sì! Vuoi fare la stessa fine di quel figlio di puttana e ritrovarti con il cervello sparso sul pavimento? No! Bene, allora andiamo. Merda, ammazzeranno fino all'ultimo agente se non li fermiamo. Allora fermiamoli. Questi stronzi non finiscono più! Hanno chiamato i loro amichetti! Ci stanno massacrando! Vuoi morire? Ecco! Dobbiamo scendere qua sotto. Sparagli dal lato! Peccato! Crepa, figlio di puttana! A posto. Dove devo andare? Ah, di qua. Qua? Ah no, c'è un'arma nel giubbotto. Ma quella stanza è piena di posta? È un posto di controllo. Esaminiamo ogni singola lettera che entra o esce dal paese. È l'unico modo per tenere sott'occhio tutti i simpatizzanti comunisti. Sì. E che altro? Figlio di puttana dalla bocca larga. Stai solo complicando le cose, eh? Attenzione! Bello morto! Questi stronzi non finiscono più! Dentro, oddio, sto andando a fuoco. Voglio prendere questo giubbotto di proiettile qua. 73. Là c'è un giubbotto rinforzato. Ehi, okay. Non si tocca. Cos'è non si tocca? L'ho già preso. Lo faccio fuori. Forza, li vedo. Il signor Aldridge vuole che l'area venga finita. Zitto, vettura!
Cioè, mi hanno già tolto il giubbotto. È morto quello lì dentro. Arriva a fare una cazzata. Giù! Porca puttana! Oh, ma tu stai scherzando! Ma... Che palle, ma come cazzo ho fatto a morire, ma porca... Cioè, sei serio? Ah no, non era all'inizio, ero tipo metà. Figlio di puttana dalla bocca larga. Stai solo complicando le cose. Non vi dirò un cazzo. Staremo a vedere. Credo fosse l'ultima. Preparate le armi, tutti. Non mi scappo. Un'altra truffa da scappare. A posto. Come si fa a entrare qua dentro che c'è il medikit? Cos'era? Era indietro allora. Da dove sono arrivato probabilmente. E sali. Oh, e sali, dai, ma. Era qua dove l'avevo preso anche prima. Che palle che sono morto lì, io sto ancora rosicando. Qui c'è il giubbotto. Occhio, 20, 73, 72. Occhio, 20, 73, 72. È casino! In copertura! Li vedo! No. Qui piovono proiettili. Credo che quelli fossero gli ultimi. Fanculo. Arriva una cazzata. Giù. La prendo io. Oh merda. È bello vedermi così uniti. Pezzo di merda che prima avevo ucciso. Libero! Quello mica si era accorto di me. Al riparo! L'ho trovato! Mi serve una mano! A posto. Merda, si attiva. Quasi. Io passo sotto e ti tengo aperto dall'altra parte. Fatto. Ci sei? No. Fai in fretta. Vuoi dirmi perché la CIA ha un complesso del genere accanto a New Bordeaux? Raccolgono dati e decodificano segnali. Dal sud-est degli Stati Uniti ai Caraibi.
Quindi spiano sia amici che nemici. Gli amici a volte sono più pericolosi. Dov'è la cassaforte? Ma che... ma di cosa parli? Benvenuto allo show, Johnny. Ultima possibilità, come vuoi giocartela? Non ascoltare quel succhiacazzi, devi cercare di resistere. Ah, è facile parlare da dietro a un vetro, eh? Dimmi dove è la cassaforte o ti faccio esplodere quel cazzo di cervello. Va bene, va bene, va bene. Oh no, codardo del cazzo, ti farà fuori in ogni caso. Bravo, bello. Come va la mano? E la tua faccia? Di un po', chi è il tuo amico negro? Il figlio di puttana che ti ficcherà un piede negro su per il culo. Mi piace, Johnny, sposatelo. No. Ecco, prendi ciò che vuoi e vattene. Tombola. Cazzo. Che si fa? Ti dico io che si fa. Forza. Cosa? Vieni, su. Ciao, ciao, Johnny. Schifoso bastardo, ti ammazzerò come un cane, Aldridge. Forse. O forse no. Cazzo! Abbiamo visite. Ovviamente non dovevano arrivare altre 1000 persone. Arrivo da qui. Figlio di puttana, è là! Vi farò fuori uno per uno personalmente. Lo becco dritto in testa. Ma quello lì è vivo. Tutto. Per uno personalmente. Cambio munizioni. Approfittiamone. Guarda! Guarda che schifo. Madonna, grazie Donovan, mi ha salvato il culo qua Donovan. Deve esserci una tessera qua tu. Cercare le scrivanie addosso ai cadaveri, ovunque. Trova la tessera magnetica. La troia, cazzo, voglio morire così. Avanti, apriti, cazzo. Ma cazzo è sta tessera magnetica? Figurati se me la rivela così. Forse ce l'ha questo tizio qua. Sei riuscito a trovare la tessera? No, Donovan, almeno un indizio, Cristo, su dove possa essere. No. Ah, è qua. Sei riuscito a trovare la tessera? Ho trovato la scheda. Dai. Credo che quelli fossero gli ultimi. Ottimo. Vieni qui e apri questa porta. Porca troia. Cosa ha preso? Immagini di sorveglianza, foto satellitari. E dettagli su tutti quelli che sono arrivati nel paese da Cuba negli ultimi 10 anni. Cazzo! Che cazzo starà cercando? Tu sai qualcosa? Ho iniziato a pensarci dopo che Chucky ha confessato che Aldridge parlava di un aereo.
Balmana e i suoi stavano portando un aereo via dall'Havana, ma non volevano scappare. Avevano qualcosa che dovevano restituire. Per la CIA il suo nome in codice è Devochka. In russo significa ragazzina, principessa rossa o cazzate simili. Il punto è che l'aereo trasportava un pezzo di un missile balistico russo R-12. Di che pezzo stiamo parlando? La testata termonucleare. Cazzo, questo sì che rende le cose interessanti. L'aereo viene abbattuto da una tempesta. Balmana e i suoi scappano. Dopo 12 mesi di ricerca, la CIA decide che il Devochka è perso in mare e il caso è chiuso. E se invece non fosse in mare? Già, esatto. Se non lo fosse? Se Aldridge riesce a metterci le mani, siamo tutti nella merda. Va bene. Madonna, ma non avevi lasciato le sigarette al ristorante. Se Aldridge ha preso di sorveglianza per trovare quell'aereo, dobbiamo cercare un'altra strada. Dove sono quelli di Balmana? Se rintracciamo un altro dei coglioni che stava su quell'aereo, possiamo farci dire ciò che ci serve. Il sistema centrale è collegato a una rete che dovrebbe permetterci di accedere ai file di Balmana. Ok. Fatto! C'erano 4 uomini sull'aereo. Ah. 2 di loro hanno fatto ritorno all'Havana. Ma Balmana e un altro di nome Ruben Paez sono venuti in America. Ora dov'è Paez? Sembra che la CIA lo abbia messo a fare le pulizie in un grande magazzino. A Frisco Fields. Non credo che Aldridge voglia lasciare faccende in sospeso. Quel poveraccio non sa che sta per tirare le cuoia. Allora è meglio raggiungere Paez prima di Aldridge, no? Quest'uomo, Connor Aldridge, quando lo conobbe? Giugno 1954. Eravamo in Guatemala per la PB Success, ma le nostre strade si separarono. E poi ci siamo incontrati in Vietnam. Beh, secondo questi rapporti, il signor Aldridge si era infiltrato con discreto successo nell'NBA, talmente bravo da convincere alcuni agenti a fare doppio gioco. Questa è una versione. E quale sarebbe la sua? Diciamo che non dovreste credere a tutto quello che leggete. Anche se sono scritte su fogli d'oro, le stronzate restano sempre delle stronzate. Signor Donovan, ha o non ha preso contatti con Connor Aldridge nell'estate 1968 a New Bordeaux? Quel succhiacazzi è morto in un vicolo a Saigon. Non ho da dire nient'altro. Devo riferire a Langley. Ci vediamo nel French Ward, poi cercheremo Paez. Bene. Ok. Devo andare a fare un'altra missione, ma penso che per questa parte qui possa bastare. Sì.